Buonasera a tutti. Ringraziamo di essere venuti a questo convegno. Vi chiediamo scusa per il ritardo, ma quando gli ospiti vengono da molto lontano insomma, può capitare. Il convegno tratterà il tema dell'innovazione. Abbiamo il piacere di avere qui tra di noi l'europarlamentare Niccolò Rinaldi, l'europarlamentare Claudio Mordaganti, il parlamentare Luca Sani e l'assessore all'innovazione del comune di Grosseto, Ciccarelli. Farà da moderatore il giornalista Guido Fiorini, della redazione del Tirreno, che fra l'altro vi ha seguito il nostro corso di comunicazione e giornalismo. Ho avuto il piacere di averlo tra i docenti, è stato uno dei docenti del nostro corso, mi sembra la prima lezione addirittura che è stato il docente. L'associazione Good at Work, due minuti, non vi rubo altro tempo, organizza questo convegno perché sapete ci occupiamo sempre dei temi che riguardano l'innovazione, noi principalmente dal punto di vista del software libero, delle licenze libere, tutto quello che riguarda le opere dell'ingegno, quindi la cultura, la musica, l'editoria, l'arte, la pittura, eccetera. Ci fa piacere affrontare dei temi che riguardano in senso più generale l'innovazione, soprattutto per cercare di capire come il nostro territorio potrebbe utilizzare l'innovazione anche nei lavori tradizionali, non nei temi che riguardano per esempio social media o che riguardano altri campi della tecnologia, ma anche nei campi tradizionali come il nostro territorio potrebbe prendere spunto per cercare di superare ad esempio la crisi o cercare di migliorarsi. Proprio per questo cerchiamo di organizzare questo convegno. Il convegno lo organizziamo in collaborazione con il quotidiano online www.it e l'editore, lo chiamo qui per se vuole dire due parole per parlare dell'organizzazione del convegno. Sì, grazie. Abbiamo accettato volentieri questa idea che è nata sostanzialmente all'amico Ludo di Good at Work. Voi conoscete www.it, conoscete il progetto editoriale, conoscete il progetto didattico che stiamo ormai portando avanti da due anni. Sosteniamo questo convegno e sosterremo poi tutto ciò che ne verrà fuori perché è nostra intenzione nel nostro processo di propugnare l'innovazione presso il nostro pubblico di riferimento, che sono sostanzialmente i ragazzi, gli studenti delle scuole medie e delle elementari della nostra provincia e non solo. Questo è un paese vecchio, come tutti ci sentiamo dire continuamente. Il problema è che tutti pensano subito all'essere vecchio anagraficamente. In realtà per noi questo è un paese vecchio, possiamo dire psicologicamente, un paese piantato su se stesso, che non ha una visione molto ben definita del proprio futuro. E questo lo vediamo in tanti ambiti. Noi se pensiamo a quella che è la nostra immagine all'estero, vediamo che sostanzialmente ci riduciamo sempre ai beni archeologici e alla tradizione sia nella produzione agricola ma anche nella produzione diciamo così culinaria eccetera eccetera. Ci sono tante altre cose, però sostanzialmente diciamo il nostro è un paese che sta annaspando e è un paese che va avanti a tentoni, è un paese che non è riuscito in tutti questi anni a fare sistema. Ecco, noi nel nostro piccolo vorremmo dare un contributo perché partendo proprio dalla nostra provincia si possa arrivare a fare sistema tutti quanti, sia persone più grandi che anche i giovani. Oggi i giovani sono la stragrande maggioranza, questo ci fa piacere, lavoreremo con loro e cercheremo insieme a loro proprio di sviluppare quei temi che usciranno da questo momento. Innovazione, ora io mi auguro che da questo tavolo esca anche una definizione di che cosa sia l'innovazione. L'innovazione riguarda tanti ambiti. Io vi voglio fare un esempio. A giugno, negli ultimi numeri di Dubbio Week, questo nostro settimanale che distribuiamo nelle scuole, che ragazzi, abbiamo trattato il terremoto di Emilia Romagna e abbiamo pubblicizzato sul settimanale appunto la raccolta fondi indetta dalla regione Emilia Romagna per aiutare le popolazioni terremotate. La stessa cosa abbiamo fatto in occasione della tragica alluvione che c'è stata a novembre qui da noi. La differenza è stata, poi parlando con gli insegnanti, con
gli alunni l'approccio che c'è stato, che è avvenuto tra il sostenere il terremoto dell'Emilia Romagna e l'alluvione di Mare Romagna. Paradossalmente è stata sostenuta di più dai ragazzi il terremoto in Emilia Romagna piuttosto l'alluvione da noi, per un semplice fatto, che la regione Emilia Romagna aveva istituito un numero di SMS su cui fare delle donazioni. Noi, sia la regione che noi localmente, la cosa che siamo riusciti a elaborare è stato le 200 cifre del codice IBAN. Ora, voi capite bene che un ragazzetto, codice IBAN, ho difficoltà io. Per cui, parlando con gli insegnanti, parlando con i ragazzi, per loro è stato più semplice donare 2 euro con SMS a quelle popolazioni che non riscriversi la Divina Commedia ai numeri del codice IBAN e fare una donazione per persone che stanno a prendere loro da noi. Questa è innovazione, cioè questo è l'approccio. Ed è qui che io lancio una proposta al parlamentare Masani, ai 2 eurodeputati. Tra l'altro so che Morganti è toscano, quindi diciamo è anche perfetto. A Luca Ciccarelli, di fare in modo che una mischierata, che una regione come la regione toscana istituisca un semplicissimo numero per SMS per la raccolta fondi, per quando purtroppo queste cose avvengono. Perché io non so quanto sia stato raccolto con la Divina Commedia i numeri del codice IVA, è sicuramente inferiore a quanto non si possa raccogliere di impulso con l'adozione di un SMS. Ecco, per me questo è un esempio di semplice di quella che potrebbe essere innovazione. Per cui vi faccio questa proposta, mi piacerebbe nei prossimi mesi tornare dai nostri piccoli lettori e dire ok, la regione ha adottato questa cosa. Speriamo di no, ma se ce ne fosse bisogno, la regione si è innovata. Con questo io vi ringrazio di essere qui presenti e niente, lascio la parola ai nostri ospiti. Di servizio all'ingresso abbiamo un foglio per le firme, se non l'ha già fatto può anche lasciare l'email, chi non ha partecipato al nostro corso di giornalismo, in questo modo daremo un attestato a tutti coloro che hanno partecipato a questo convegno e lo faremo all'interno di una manifestazione che organizziamo tutti gli anni, che è proprio la cerimonia, la chiamiamo di consegna degli attestati per tutti coloro che hanno partecipato ai nostri corsi e convegni organizzati in tutto l'anno. Lascio la parola quindi a Guido Ferini. Sì, eccoci qua. Direi di cominciare subito da una cosa che può essere utile a tanti ragazzi che sono in sala, che poi non so fino a che ora riusciranno a resistere a sentirci, però io comincerei subito a parlare, parlando di innovazione e delle opportunità che l'innovazione dà sotto forma di mestieri. Stanno nascendo in rete tantissimi nuovi lavori, tantissime opportunità che non esistevano già 2-3 anni fa, che potrebbero essere per voi delle occasioni per cominciare un lavoro che, se non è il giornalismo come qualcuno sogna, è comunque qualcosa che gli assomiglia, perché ha comunque a che fare con il trattamento delle informazioni, con la raccolta dei dati. Ci sono tanti lavori interessanti e io credo che altri paesi in Europa da questo punto di vista siano più avanti di noi. Ci sono già società importanti che si occupano dei social network gestiti sotto quella che può essere un'occasione di guadagno anche, non solo di scambio di informazioni. Io vorrei capire a livello dell'Europa cos'è possibile fare per facilitare queste professioni che possono essere veramente una piccola risposta alla crisi. Partirei dall'onorevole Rinaldi. Buongiorno a tutti. Le applicazioni sono moltissime. In India vi sono società, che sono poi delle piccole cooperative di professori, che danno ripetizioni attraverso la rete a studenti che si trovano in Gran Bretagna. C'è la stessa conoscenza linguistica
c'è una tradizione, un sistema indiano sviluppato di pratica con quello che è l'educazione britannica, il modello educativo britannico, i costi naturalmente sono assai competitivi per quello che possono offrire i professori indiani, e così tanti studenti dall'Inghilterra prendono, togliendo il lavoro naturalmente agli insegnanti di sostegno britannici, prendono le petizioni in rete da lì. Ecco, è un esempio estremo, ma quanto si può fare? Certo che c'è una fame considerevole nel mercato di lavoro, di ingegneri informatici, tecnici informatici, e via dicendo. In Europa sappiamo che il 90% dei posti di lavoro nuovi richiede approfondite o quantomeno buone conoscenze di informatica e di internet. Quindi ormai è una sorta di alfabetizzazione di base che serve a chiunque debba lavorare in qualsiasi ambito. Certamente ci sono mille applicazioni nel commercio che sono sotto gli occhi di tutti e che in Italia sono ancora assai sottosviluppate rispetto al loro potenziale quanto accade negli altri paesi europei. Noi siamo ancora sotto il 5% di vendite dei prodotti in rete con tutte le economie di scala che questo può permettere, quando ormai gli altri paesi europei sono tutti a due cifre. Ma pensiamo ad esempio all'applicazione informatica in termini proprio di professionalità, di come può cambiare il lavoro a tutto il servizio medico, avere la telemedicina a casa, un terminale dove si possono consultare i propri fascicoli medici, dove si ricevono le ricette direttamente dal dottore, le prescrizioni che si possono poi inoltrare al farmacista in modo che prepara la medicina richiesta, la richiesta degli esami e quant'altro. Ecco, è un altro degli esempi che si possono fare per quello che riguarda le applicazioni informatiche al mondo della professione. Personalmente, chiudo qua, il campo tuttavia nel quale io vedo il maggior potenziale di nuove professionalità applicate all'informatica è proprio quello della pubblica amministrazione, cioè quello delle istituzioni. Il direttore prima ci ha dato un esempio, che è un esempio sacrosanto, giustissimo, e stiamo parlando di una piccolissima cosa, la creazione di un numero di SMS per ricevere donazioni, ma in realtà quello che si può fare nella pubblica amministrazione, immagino che ritorneremo dopo, è una gamma di servizi amplissimo che si traduce anche nella creazione di profili professionali molto diversi rispetto a quelli che noi conosciamo e che colleghiamo alla figura dell'impiegato tradizionale che sta dietro la sua scrivania e quant'altro. Ecco, lì c'è sicuramente una nuova era nel nostro paese che è ancora dietro la sua. Coinvolgerei anche Morganti, ora sempre su questo tema, vorrei un approfondimento per quanto riguarda anche l'uso dei social network, perché ormai al giorno d'oggi con tablet e smartphone, ormai il social network ce lo portiamo dietro e tantissime aziende lo usano ormai per farci pubblicità, però al tempo stesso altri siti, io penso ai siti dei giornali, fanno ancora una certa fatica a far capire alle imprese l'importanza della comunicazione sul web. Quindi da una parte il social network è gratuito, viene sfruttato perché poi arriva più o meno in tasca a tutti, dall'altra chi vorrebbe fare una realtà commerciale come può essere un giornale come il nostro per esempio, continua a non riuscire a trasmettere alle aziende il messaggio tramite internet, cioè c'è ancora un divario tra chi lo vive tutti i giorni e chi invece ancora non lo conosce quasi per niente questo mondo. Questo è vero, nel senso ormai tutti, io compreso, ma anche qui le persone di un'età avanzata conoscono Facebook e Twitter e sono, diciamo, quei social media che ti danno un grande aiuto pubblicitario. Parlava prima di nuove professionalità, io credo che i nuovi social network, le nuove opportunità siano uno strumento anche per arginare questa crisi che noi stiamo passando, ed è innegabile che negli ultimi anni ci sia stato un proliferare di attività, e qui
ci vuole anche l'inventiva, inventarsi anche sul web. È vero anche che molti, soprattutto i giovani, non riescono a non avere il contatto con Twitter e Facebook, però questa è l'opportunità di raggiungere tanti milioni di persone che altrimenti non avremmo potuto raggiungere. Ed è vero anche sul discorso dei giornali, però, che ci sono delle, e qui riparto anche nell'inventiva delle persone molto più dinamiche, di giornali online che sono riusciti ad avere un grosso spazio, anche qua in Toscana, mentre vedo invece i classici giornali dal cartaceo che sono andati nel web, diciamo, a soffrire un attimo questa avanzata di questi giornali online. Si parlava di piccole imprese, però io credo che ognuno anche sul territorio può sfruttare, deve in questa crisi sfruttare questa opportunità. Qui siamo a Maremma, no? È una terra vicina anche alla mia, io sono di Prato, si fa tanta agricoltura, siccome tanti prodotti tipici, faccio un esempio nostro, sono molto richiesti all'estero e noi dobbiamo aprire il mercato all'estero, effettivamente con Twitter, Facebook, la pubblicità, l'e-commerce, si può riuscire a vendere, che ne so, i nostri prosciutti in una piccola azienda agricola fatta da due o tre giovani e venderli e riuscire a venderli all'estero. Questo è il futuro, questa è l'occasione, questo è il modo di cercare nuove opportunità e combattere la crisi che noi stiamo attraversando. È normale che parlando anche di politica, io stesso sono arrivato all'europarlamentare, sicuramente da sconosciuto, io ho usato molto i social network, Facebook, c'era quando sono stato eletto erano i primi passi di Twitter, però è normale che io abbia usato con pochissime centinaia di euro una campagna elettorale arrivando a quelle persone dove non sarei mai arrivato, portando anche quelle idee a persone che in una campagna elettorale classica di tanti anni fa non sarei potuto mai arrivare. Quindi l'opportunità è grande, ma sono veramente, credo che l'innovazione, la rete sia proprio lo strumento per combattere questa crisi. Luca, ci sono poi degli aspetti... Luca, scusa, Luca Sanni, sì. I partiti anche sfruttano molto questo nuovo tipo di comunicazione, al punto che si arriva a creare dei partiti, vedi il fenomeno Grillo, per esempio, che fanno della partecipazione chiamata liquida il proprio modo di portare avanti le proprie idee. Io mi chiedo, dal tuo punto di vista, anche il PD, che è il tuo partito, usa molto Facebook, però lo usa fino a un certo punto. Questo sistema di partecipazione liquida per cui direttamente sui social network tutti possano dire la propria, secondo te ha un futuro oppure quella rappresentativa è ancora quella vera che ha un senso? Io credo che questo aspetto specifico occorra la giusta integrazione, naturalmente. La comunicazione è tanta parte della politica, ma la politica non può essere solo comunicazione. Occorre che poi ci sia la concretezza del fare e la partecipazione solida. Che posso dire, se mi è consentito fare un piccolo esempio, visto che Guido chiamava in causa il fenomeno dei 5 Stelle e Grillo, in quel caso sono state fatte le primarie per i parlamentari online, hanno partecipato poche decine di migliaia di elettori, il PD si mobilita per le proprie primarie, si parla di milioni di elettori che partecipano. Io credo che occorra una giusta integrazione, sfruttando tutti i mezzi che vengono messi a disposizione correttamente. Nel senso che c'è anche, come dire, da sempre capire sia nella partecipazione solida che in quella liquida qual è il limite della politica, perché molte volte si rischia di intravalicare. Però indubbiamente siamo nella società della comunicazione, dei social network, di internet,
tutto questo sta rivoluzionando usi e costumi dei cittadini, e naturalmente la politica, considerata da una parte, a mio avviso, fondamentale, soprattutto in una democrazia, è investita al pari di altri settori da questo fenomeno. Però la politica, proprio perché ha il compito di governare i processi, deve a maggior ragione usare con tutte le cautele, la prudenza, e consapevole dei limiti che si arriva a dire. Allora, coinvolgo l'altro Luca. Una cosa di cui già si era parlato un attimo fa. Questa rivoluzione digitale che è in corso, a mio avviso, per alcune fasce della popolazione può essere un grosso problema. Io ho un babbo che ancora non sa leggere gli SMS, per fare un esempio, vede la bustina e dice: ma cosa, che cos'è questa cosa? Ecco, allora io mi chiedo, nel momento in cui una pubblica amministrazione come può essere il comune mette a disposizione dei cittadini dei servizi solo online, come si raggiunge quella fascia di popolazione che, ripeto, non sa leggere l'SMS sul telefonino? Ci sono ancora, cioè l'impressione è che questo processo corra un po' per alcune fasce della popolazione, che probabilmente non ce la fanno a stare dietro e rischiano di restare fuori. È un divario che cambia rispetto a qualche tempo fa. Un'amministrazione come un comune cosa può fare? Allora, non c'è dubbio che a livello di prospettiva i servizi online della pubblica amministrazione siano un traguardo dal quale non si può prescindere, perché servizi online significa innanzitutto una maggiore efficienza, una maggiore economicità anche per l'ente che spende notevolmente meno, e anche forse un risultato più capillare di quello che può essere il vecchio sistema con la carta per capirsi e recarsi fisicamente all'ufficio. Fare però un ragionamento solo di questo genere sarebbe un ragionamento monco, è un ragionamento che sicuramente vede lungo, ma forse vede troppo lungo, cioè c'è un traguardo da raggiungere, ma dobbiamo essere bravi a capire quali sono le tappe. E quali sono le tappe? Le tappe sono innanzitutto avere un'utenza pronta ad un cambiamento del genere, e per avere un'utenza pronta ad un cambiamento del genere dobbiamo capire di chi stiamo parlando. Quindi, se andiamo ad analizzare effettivamente lo stato dell'arte del cittadino italiano, vediamo che ci sono almeno due tipi del cosiddetto divario digitale, cioè quello che impedisce la digitalizzazione dei processi. Il primo divario digitale, che è in via di superamento, è naturalmente quello dell'accesso alla rete. Quindi il fatto che ogni cittadino abbia un accesso alla rete, possibilmente a banda larga. Diciamo che questo, che era un argomento di vitale importanza fino a 5-6 anni fa, fortunatamente stiamo vedendo che è veramente in via di superamento. Ormai anche nelle zone più disagiate, bene o male, la banda larga sta arrivando. Può essere col cavo, può essere con la rete cellulare, può essere con qualunque tecnologia, ma comunque la banda larga sta arrivando. Dove invece c'è tantissimo lavoro da fare, e qui devo dire purtroppo l'Italia e la Grecia sono i fanalini di coda con largo distacco rispetto al resto dell'Europa, e invece nella cultura digitale, cioè nel fatto che i cittadini abbiano coscienza dello strumento digitale, che non significa banalmente sapere dove si clicca, ma significa soprattutto avere la mentalità tale per cui il servizio non lo cerco offline, lo cerco online perché mi viene naturale farlo. C'è un esempio proprio di questi giorni, le preiscrizioni delle scuole che il Ministero ha detto si fanno online. Ora, capisco che per chi mi conosce detto da me possa sembrare una cosa strana, ma mi sembra un po' prematuro. Mi sembra un po' prematuro perché ci sono tante famiglie che probabilmente si troveranno in difficoltà, e oltre al problema operativo del superare la difficoltà di queste famiglie, c'è un problema più sottile e anche più subdolo, che è il fatto che si potrebbe creare nel cittadino l'idea che il servizio online non solo non risolve, ma addirittura complica. E questo è il messaggio esattamente opposto a quello che dovremmo dare. Quindi qui è richiesto veramente una particolare attenzione e prudenza. Se diamo un servizio senza che il cittadino sia pronto e sia preparato anche attraverso l'opera culturale delle amministrazioni, ci stiamo spendendo in questa direzione, rischiamo appunto questo, rischiamo non solo di non ottenere l'obiettivo subito, ma rischiamo anche di creare un sostrato culturale sbagliato che non ci consente poi di raggiungere l'obiettivo quando invece l'obiettivo non è raggiunto.
Dunque, ripartiamo da Rinaldi. Io resterei ancora un po' su questo tema di cosa può dare la pubblica amministrazione online e cosa ancora non può dare. Poi però tornerei ancora un pochino a parlare dell'argomento social network, pubblicità, differenze, possibilità di avere dei vantaggi in rete. Io forse non tutti lo sanno, ma Google, se un'azienda fa il proprio sito e paga, quando viene cercata la parola chiave che l'azienda vuole, finisce in testa alle ricerche. Basta pagare. Questa è una cosa che forse non tutti sanno, pensano che sia una ricerca a caso. Non è così. Google, se paghi, ti mette in testa. Qualunque tipo di azienda tu abbia, paghi e ti ritrovi ai primi posti. Questa è un'altra delle opportunità che la rete dà. Poi è chiaro che Google è monopolista o quasi da questo punto di vista. Forse manca, onorevole, un po' di concorrenza da questo punto sulla rete. Un'ultima domanda e poi la faccio guardare. No, questa. Prego. In primo luogo io credo che bisogna stare molto attenti a capire la differenza che c'è tra un giornale o un giornale online da una parte, una pubblicità o anche una pubblicità online e poi quelli che sono i social network. Perché il grande cambiamento che c'è stato con l'invenzione della stampa è stato che una persona poteva scrivere qualche cosa che poteva essere letto da tante persone. Quando è arrivata la radio, che è stata un'altra grande rivoluzione, è stata la stessa cosa. Una persona poteva improvvisamente comunicare simultaneamente con tante altre, parlare a tante altre. E la televisione è la stessa cosa. Faccio un programma e tanti lo guardano. Ecco, internet è uno scenario completamente diverso, perché sono tante persone che possono interagire tra di loro. Non è uno che parla e si rivolge a tanti, sono in tutti che possono entrare in collegamento tra di loro. Un giornale online è un giornale che mette sul proprio sito le informazioni. Comincia a diventare qualcosa di diverso quando poi sullo stesso sito ci possono essere i commenti del lettore. E allora abbiamo i lettori del giornale online che a volte non vanno a leggere l'articolo, oppure ti interessa fino a un certo punto l'articolo, ti interessa più il commento che si viene fatto all'articolo. Lo stesso vale naturalmente per la pubblicità. La grande forza di uno strumento, ad esempio, come TripAdvisor è che faccio la pubblicità, però poi sono i clienti, i consumatori, gli utenti che scrivono i loro stessi commenti e danno il loro rating e via dicendo. E la vera pubblicità che un albergo, un agriturismo, un ristorante o qualsiasi altra cosa, o su eBay naturalmente il rating che può avere che viene dato dagli editori a colui che, dai compratori a colui che ha venduto un prodotto. La vera pubblicità è data dal grado di apprezzamento dell'utente attraverso la rete, con il dato che viene pubblicato sul sito, su internet. Allora, è un modo di fare molto diverso, e devo dire che è anche un modo di fare culturalmente piuttosto diverso da quelle che sono certe tradizioni italiane, dove anche per la politica naturalmente. Monopolio dell'informazione, voglio mandare quel messaggio, insisto, cerco di plasmare, ecco, no, il social network anche applicato ai siti della politica che poi danno la possibilità di esprimersi liberamente, permette fino a un certo punto un monopolio dell'informazione o veicolare un certo messaggio messo in un certo modo in pochi minuti può diventare un boomerang se le reazioni pubblicate sul sito sono di un certo tipo, quindi contrarie rispetto a quello che l'autore poteva prefigurarsi. Non è tutto rose e fiori, i rischi di manipolazione sono potenti, ed
detto benissimo, le pubblicità non sono pubblicità, ecco, la cosa che viene per prima è lì perché si paga. Ma in realtà le conoscenze informatiche, gli investimenti tecnologici che in certi casi occorre fare, possono restringere la possibilità di utilizzo a un certo livello della rete, creando anche delle forti distorsioni di mercato o di informazione, con il rischio, e lo vediamo anche noi in Parlamento naturalmente, che quando un messaggio per una qualche ragione riesce a essere veicolato da internet diventa verità. Per smontarlo o per rettificarlo, per correggerlo, a volte si deve fare una grande fatica. Quindi il sito, la rete, possono diventare dei certificatori che sono in realtà autocertificatori di se stessi, a volte, ripeto, con dei rischi di manipolazione che sono elevati. Chiudo sulla pubblica amministrazione. Naturalmente la grande potenza, c'è il problema dell'analfabetismo di ritorno, questo è ovvio, però la grande potenza di internet applicata alla pubblica amministrazione è la trasparenza. Quindi, ma la trasparenza deve essere applicata nel modo più integrale possibile, vuol dire accesso ai documenti, poter trovare sulla rete la delibera e via dicendo, ma non solo questo, trovare la filiera decisionale, come si è arrivati a una certa approvazione, quali sono stati gli organi che hanno deciso, chi è stato consultato negli incontri che magari la Commissione ha avuto con categorie o altro, gli studi di impatto preventivo o quant'altro si possa avere. Disporre di decisioni che magari sono amministrative ma sono di grande importanza, non so, la graduatoria dei posti in asilo nido, la graduatoria di chi ha avuto il permesso per entrare con l'automobile nella zona a traffico limitato o chi ha il parcheggio con il bollino disabile o meno, quante cose si possono tirar fuori con una sana applicazione di trasparenza sotto questo profilo. Al tempo stesso non bisogna importare nell'internet applicato alla pubblica amministrazione quelle vecchie abitudini che abbiamo invece nella nostra burocrazia, vale a dire che una notizia, un'informazione dovrebbe sempre avere il nome del responsabile di questa notizia, quindi un nome e un cognome, non la comunicazione burocratica anonima riportata sul sito, per cui lo dice il sito, sì, ma chi c'è dietro, chi è il responsabile, dove c'è la possibilità di assumersi la responsabilità di quello che si è deciso. E infine è molto importante, questo ci aiuta anche sul lottare contro l'analfabetismo di ritorno, che ci sia un linguaggio, che sia un linguaggio semplice, un linguaggio facile, un linguaggio corretto, e che quindi attraverso la rete si possa affermare una comunicazione proprio linguistica che sia più accessibile per comprendere gli atti amministrativi. Andiamo avanti con Morganti. C'è un altro, tendo ad andare sulle cose di cui mi occupo di più durante il giorno, un problema che abbiamo moltissimo noi che pubblichiamo sulla rete, perché noi giornalisti abbiamo cambiato il modo di lavorare. Un tempo si lavorava solo sulla carta e solo per il giorno dopo. Ormai lavoriamo praticamente in tempo reale anche noi, usiamo i social network anche noi, pubblichiamo le notizie praticamente cotte e mangiate subito. Un problema molto grosso che abbiamo è la proprietà del nostro lavoro intellettuale. È un problema gigante, perché un articolo che io pubblico sul mio sito del Tirreno viene ripreso da Google senza pagare un solo soldo, viene ripreso da altri siti senza pagare un solo soldo e viene veicolato in tutto il mondo senza che io, che l'ho creato, è una cosa mia, come può essere una canzone, un CD, un libro, è una cosa mia e se ne appropriano in modo gratuito. Io vorrei sapere se a livello di stati o di continente si incomincia a pensare a una tutela di questo lavoro intellettuale di persone come me che scrivono e si ritrovano tra virgolette rubato il proprio lavoro. Ma questi, diciamo, come si diceva, c'è il pro e contro dell'innovazione, che è un processo per arrivare a risultati maggiori. Normale c'è chi con l'innovazione ci guadagna, che magari la stragrande maggioranza degli utenti, e alcuni settori invece che vengono depenalizzati.
Ora parliamo dei giornalisti, però anche in passato ci sono state altre categorie. Prendiamo chi noleggiava le videocassette, che al momento che sono partiti facevano grandi guadagni, adesso con l'innovazione, con la pay TV e internet e streaming, queste società sono praticamente scomparse o sul lastrico. Lo stesso problema anche dei giornali, perché le notizie viaggiano molto più veloci. Prima si prendeva la notizia, si apprendeva dal giornale la mattina dopo, adesso la notizia la prendiamo immediatamente, istantaneamente, e magari il giornale la mattina non lo compriamo più. Infatti l'editoria e i giornali cominciano effettivamente ad essere in crisi. E bisogna evidentemente giocare molto per sopravvivere sulla pubblicità, e è vero che ci vuole una tutela per quel lavoro intellettuale che ha portato a una grande informatizzazione del sistema in tutti questi anni. Però ad oggi non c'è questa tutela, e non credo che poi alla fine si arrivi a una tutela vera e propria. Si dovrà arrivare a una sorta di risorse prese arrivando con un discorso pubblicitario, e quindi chi è più innovativo va avanti e chi invece ha più difficoltà a innovarsi resterà più indietro, quindi con una problematica. Voglio solo dire su quello che ha detto Niccolò prima, io lo so, perché la vera rivoluzione la vedo nella persona comune che può esprimere il suo pensiero, ma una persona comune può soprattutto contattare il politico di riferimento. Io questa la vedo come una rivoluzione, la vedo come uno strumento per riavvicinare veramente voi alla politica. Io non so se Niccolò queste settimane hanno mandato anche a lui l'email contro lo stop della vivisezione per i cosmetici, quindi c'è questo pericolo da parte serio, da parte della Commissione, che vuole bloccare bloccare lo stop della vivisezione sui cosmetici. Beh, benissimo, tutti gli animalisti, a me, a lui, a tutti i parlamentari italiani hanno inviato email per cercare aiuto e dire impegnati per non fare in modo di non fermare questa procedura. E io, spinto da queste email, ho fatto un'interrogazione alla Commissione Europea dicendo che e parlando di pregando di portare avanti quello che noi in Parlamento Europeo avevamo deciso. L'altra cosa sulle transazioni finanziarie è un momento anche di confronto, perché con tante persone che volevano capire meglio, io ho avuto dei confronti con due o tre di queste persone, anche se avevamo posizioni diverse sulle transazioni finanziarie, però alla fine loro mi hanno ringraziato perché hanno trovato un dialogo, un colloquio professionale con il politico di riferimento che magari prima non avevano. Quindi io credo che questa sia anche una vera rivoluzione, e sia proprio l'usare l'innovazione, internet, l'email per riavvicinare anche la politica ai cittadini. Allora, io mi rivolgerei a Luca più Luca e proverei a scendere un attimo sul territorio. La Maremma da sempre non ha la sua forza di innovazione tecnologica, però a questo punto non ne può più fare a meno. Fino a qualche tempo fa, se digitavi Maremma su Google venivano fuori le imprecazioni. Ora pure così. Ora, per fortuna, grazie ad un lavoro che è stato fatto a livello centrale, finalmente arrivano per primi i siti sul turismo. Però l'impressione, partiamo da Sani, è che qui ci sia ancora parecchio da fare. Cioè, io sono andato in ristoranti in Maremma che non hanno ancora il POS, cioè ti chiedono soldi, contanti. Quindi credo che si debba fare ancora qualche passo avanti. Ma non c'è dubbio che lo sviluppo dell'agenda digitale è una grande opportunità per il territorio come la Maremma, prima di tutto perché è scarsamente antropizzato, il fatto di
piccoli paesini. Noi siamo poco più di 220.000 abitanti su un territorio molto esteso, quindi la diffusione della rete, della banda larga, può portare sul territorio grandissime opportunità anche di tenuta sociale della nostra provincia. Penso in termini di servizi, penso in termini di opportunità di accesso e quant'altro. Credo allo sviluppo, che posso dire, del telelavoro o della formazione a distanza, o piuttosto di tutto ciò che riguarda la telemedicina. Naturalmente, come diceva l'altro Luca, occorre anche una cultura dell'utente rispetto a questo, perché permane ancora molta diffidenza. Andiamo a cercare molto spesso il contatto solido, non libido. Quindi ci sono due aspetti: uno è di carattere culturale, l'altro però è di carattere infrastrutturale, per cui rispetto al traguardo che si pone l'Unione Europea su agenda digitale, che mette al 2020 grandi obiettivi, noi dobbiamo avere la consapevolezza su questo territorio di starci dentro. Il fatto che stasera ci sia una sala così cremita, soprattutto fatta da ragazzi che nel 2020 saranno un po' la parte attiva di questa società, è, come dire, incoraggiante, no? Da questo punto di vista. Poi c'è un altro aspetto che riguarda il nostro sviluppo, proprio per le caratteristiche che ha il nostro territorio: turismo e produzioni agroalimentari. Io nella vita privata faccio l'operatore turistico, sono un albergatore da 30 anni, ho visto cambiare profondamente il turismo in questi 30 anni con l'avvento della rete. Prima si stava ad aspettare turista sulla porta o la telefonata, ora sulla porta non arriva più nessuno se non c'è un voucher acquistato su Booking o su un altro motore di ricerca. E valgono quelle dinamiche che raccontava prima Guido su Google per un pezzo o per qualsiasi altra questione. Quindi c'è una capacità anche delle nostre aziende di starci dentro e di misurarsi con questa sfida. L'altra questione è quella della Maremma rurale. Noi parliamo molto spesso di filiera corta e abbiamo in mente, quando parliamo di filiera corta, del consumatore che si reca nell'azienda agricola ad acquistare i prodotti. Ora, in un contesto come quello maremmano, dove produciamo una quantità straordinaria per qualità, anche per qualità di vino o di formaggi, faccio per fare un esempio, o di salumi, pensare alla filiera corta che avviene solo dell'acquisto diretto in azienda significa far salire la spesa sanitaria per colesterolemia in maniera spaventosa, perché se si pensa di, come dire, far girare la nostra economia locale solo con il consumo locale, appunto il tasso di colesterolo dei nostri cittadini aumenta in maniera esponenziale. Ma al di là delle battute, la rete può davvero rappresentare l'opportunità per la creazione della filiera corta, e cioè fra produzione e consumatore finale, se nel mezzo appunto c'è l'e-commerce e ci sono però tutte quelle strutture, e qui secondo me sta l'opportunità delle nuove professioni anche nel nostro territorio, che organizzano questo tipo di lavoro. E allora questo comporta anche davvero una rivoluzione culturale anche dei nostri imprenditori, che in questi anni hanno investito molto sulle produzioni facendole diventare produzioni di eccellenza, e sono quelle produzioni che fanno anche da motore al turismo, ma che li devono spingere adesso ad associarsi, a mettersi insieme, a trovare soggetti capaci di gestire questa materia per aggredire nuovi mercati utilizzando appunto la rete. Io, ecco, credo che l'opportunità, soprattutto per un territorio come il nostro e per i giovani che vogliono continuare a investire su se stessi in questo territorio, sta soprattutto in questi settori.
Luca, resterei su questo, su questo, su questo tema, perché la Maremma ha sicuramente la fetta più grossa di PIL che arriva dal turismo. E io non so voi, ma io da qualche anno ormai le mie vacanze le faccio, me le prenoto da solo, ormai le agenzie io non le uso quasi più, non so gli altri quanto, ma dal volo all'albergo io ormai me lo cerco tutto su internet. La Maremma non ha ancora una applicazione per gli smartphone e un'applicazione per i tablet che si chiami Maremma e che serva a dare un quadro completo di quello che offre. Ormai ci sono applicazioni che ti fanno scegliere il metodo per muoversi, il volo, l'aereo, il treno, ti fanno scegliere l'albergo, ti fanno scegliere il ristorante. Noi ancora non ce l'abbiamo. Io credo che Grosseto, di cui te sei assessore, debba essere capofila e portare avanti insieme a tutti gli altri piccoli paesi che non hanno la forza di fare una cosa del genere, una cosa di questo genere. Credo che si sia già in ritardo, andava fatta ieri, ancora non c'è, vediamo se riusciamo a farla domani. Beh, allora, la questione è veramente complessa, proviamo a scomporla per vedere se si riesce a tirarne un po' le fila. Non c'è dubbio che il nuovo turismo si basa fortemente sulla rete, ma è anche vero che dall'altra parte deve trovare veramente un marchio forte. Guido diceva un'applicazione, si potrebbe dire un marchio, ma il concetto è esattamente lo stesso. Ora, fortunatamente un po' di lavoro, sebbene in ritardo, è cominciato. Siamo a Camera di Commercio, è una di quelle che più di tutte si sta spendendo per il famoso brand Maremma. È un passo avanti, importante e significativo. Credo però che ci sia bisogno di uno step accessorio, non meno importante. Credo che nelle nostre aziende che sono legate al turismo ci sia bisogno di una massiccia iniezione di nuove professionalità. Nuove professionalità che sappiano, che conoscano la rete, che ne conoscano i meccanismi e che ne conoscano le potenzialità e siano in grado non solo tecnicamente di implementarle, ma anche e soprattutto di spiegarle a chi ha sempre fatto queste attività in una maniera tradizionale, anche se è un po' strano chiamarla tradizionale, già fino a pochi anni fa si lavorava così, ma in realtà è cambiato il mondo. Quindi c'è bisogno di un lavoro di inserimento all'interno dell'azienda per comunicare la trasformazione e poi implementarla. Se si riesce a fare questo, si riesce a entrare in un mercato che è già partito e che drammaticamente ci sta lasciando indietro. Questo vale, mi riallancio anche un pochino a quello che dicevano chi ha parlato prima di me, vale anche e soprattutto nei settori tradizionali, ma pensate, io penso a un'azienda, la prima che mi viene in mente un marchio conosciuto come Maremma, il Corsini. Corsini sta facendo tantissima innovazione di prodotto. Perché? Perché ha capito che il biscotto Corsini non si vende più in provincia di Grosseto, si vende in tutto il mondo. E una delle cose che cambia, e questo ritorno anche al tema con la domanda, una delle cose che cambia quando si internazionalizza il proprio mercato è proprio questo, cioè non sono io che guido il mercato, è il consumatore che guida me. Quindi anche questo ha un impatto devastante quando si tratta di portare un'azienda sul mercato, perché un conto è quando io il mercato lo domino, allora io posso scegliere la struttura aziendale, magari anche spesso è un'azienda familiare, quindi posso anche decidere di condurla in un certo modo. Quando è il consumatore che comanda, allora la mia struttura aziendale è di cui deve rispondere alla sollecitazione del mercato. Cambia completamente il paradigma. Quindi quando andiamo anche a livello di amministratori pubblici a ragionare di come si imposta una strategia che può riguardare il turismo, può ragionare con la piccola imprenditoria, dobbiamo tener conto anche di questo, cioè che il paradigma su cui siamo abituati a ragionare non è più valido e che c'è un mondo lì fuori che è quello che ci dà le direttive. Noi dobbiamo essere quindi non solo in grado di affiancare la nostra imprenditoria, i nostri settori in maniera diciamo da accompagnarli alla ristrutturazione necessaria, ma dobbiamo essere anche insieme a loro delle antenne che registrano quello che succede, che registrano quali sono i trend anche della domanda e in base a quelle poi possono dare anche degli aiuti positivi per quanto riguarda il cambiamento della vera e propria cultura di impresa, perché di questo che stiamo parlando, deve cambiare la cultura di impresa. Per cui benissimo il brand Maremma, è una arma potente che possiamo dare a chi lavora su questo territorio, ma dall'altra parte c'è bisogno veramente di un ripensamento forte della cultura di impresa
che è quella che poi ci aiuta insieme al brand a conquistare il mercato. Allora, io credo che quello di cui abbiamo parlato fino ad ora ci abbia però delle, ci devono essere delle basi diverse a partire fin dall'istruzione. Cioè io credo che fin dalla scuola si debba cominciare a pensare e a costruire un professionista diverso. E la scuola in Italia da questo punto di vista è abbastanza indietro. Io mi capitano ragazzi da me che escano dalle facoltà di scienza della comunicazione che hanno difficoltà a muoversi in un giornale digitale. Ancora non è stato fatto questo salto. Penso ai libri per la scuola. I libri per la scuola digitali attualmente sono ancora la digitalizzazione del libro di carta, cioè sono delle fotocopie sul computer del libro di carta, che onestamente pesano meno, ma non hanno questo valore aggiunto in più che ha l'ebook vero. Io gli chiedo cosa può fare l'Italia per superare questo divario che c'è rispetto ad altri stati. Non parliamo degli Stati Uniti, ma basta andare in Germania per trovare una preparazione scolastica universitaria digitale di livello maggiore. Che cosa ne pensate? Partiamo con Rinaldi. Credo che l'Italia debba fare in questo campo tre cose, quantomeno tre cose. La prima, certamente, un investimento infrastrutturale e dotare gli istituti, le scuole, le lavagne elettroniche, dei computer che sono necessari e via dicendo. Questo è abbastanza ovvio. Si dice che non ci sono i soldi per fare questo tipo di investimento. Qui entreremo in una polemica politica che forse è inutile approfondire, ma insomma io penso che sia veramente per il futuro, per la sicurezza e per il prestigio del paese molto più importante investire in piccole microinfrastrutture elettroniche diffuse nelle nostre scuole e nelle nostre università, perché il problema poi c'è pari pari anche nelle nostre università, che è ancora più grave, piuttosto che acquistare sottomarini e cacciabombardieri. Avanzerebbero i soldi. Quindi fare questo tenendo conto che non sono investimenti persi, sono investimenti che hanno un ritorno economico che è immediato in termini di occupazione e naturalmente in termini di cultura della crescita. Seconda cosa, dobbiamo avere la forza di contrastare, questo a livello politico, alcune pressioni che sono le pressioni di conservazione. La questione dei libri secondo me è un esempio classico. Oggi non soltanto i libri digitali sono delle digitalizzazioni banali del libro cartaceo, ma ancora non ci siamo sbarazzati dei libri cartacei dalla scuola, di fatto. Con le spese che questo comporta per ciascuna famiglia e tutte le scomodità del peso e di quant'altro. Perché? Perché dietro di fatto ci sono delle pressioni e ci sono delle lobby che fanno sì che queste siano cose estremamente lente nel nostro paese. Cioè ci vuole un tipo di direzione, di decisione politica strategica che vada oltre quelli che sono equilibri più o meno acquisiti e che invece a un certo punto bisogna interrompere e darci un taglio. Il terzo aspetto è che comunque quanto dobbiamo tutti essere naturalmente a favore della digitalizzazione, agenda digitale, la scuola, senz'altro, l'ebook, eccetera, eccetera, tuttavia il fattore umano poi nella scuola deve rimanere il fattore principale e a una digitalizzazione accentuata del nostro sistema di istruzione io credo che debba far fronte anche un'affermazione didattica dei valori, della consapevolezza di saper gestire questi strumenti tecnologici con proprietà, con padronanza. Ripeto, il rischio di manipolazione dietro il mondo della rete è molto forte, in politica come nel commercio, nell'informazione come in altre applicazioni.
E la scuola oggi deve saper formare il cittadino, il giovane cittadino, anche sotto questo profilo, perché è una sfida del tutto nuova rispetto alla quale non siamo preparati e c'è bisogno di investire in termini educativi proprio a livello formativo. Io credo che, restando su questo argomento, un problema sia anche la formazione degli stessi insegnanti, perché noi parliamo dei ragazzi, però io credo che qualche problemino ci sia anche in chi deve formare questi ragazzi, per cui credo che l'Europa possa trovare i fondi per dare una formazione nuova a chi poi deve formare questi ragazzi. È un gioco di parole, ma rende bene l'idea. L'insegnante stesso, io credo, al giorno d'oggi, che non tutti sono in grado di dare questo salto di qualità a questi ragazzi che si devono misurare con un mondo che sta cambiando. Sì, sicuramente, si parte dalla scuola, ecco l'importanza degli investimenti sulla scuola e l'importanza dell'innovazione. È normale che se chi insegna non è innovativo e non conosce le tecniche di innovazione, si va da poche parti. Non è che l'Europa, cioè il governo italiano, dovrebbe cercare i fondi per investire soprattutto nell'istruzione. Purtroppo nel nostro paese, rispetto agli altri paesi europei, si è pensato più a investire da altra parte e non dare una priorità all'insegnamento e alla scuola. Si è pensato a altre cose, mentre invece dobbiamo istruire i nostri ragazzi. Ecco perché purtroppo ci troviamo un paese in cui culturalmente siamo tra i più bassi paesi della comunità europea. Evidentemente gli altri paesi europei hanno un altro passo, hanno un'altra sensibilità e sono molto più con i tempi. Io mi ricordo recentemente che sono stati regalati dei tablet a molte regioni e a molte amministrazioni del sud, però il problema è effettivamente se questi tablet vengono usati, se chi li deve insegnare li insegna a usare i tablet. E soprattutto, metto anche, oltre alla conoscenza, visto che si è parlato di cittadinanza digitale, di ebook, bisogna anche garantire l'accesso a queste tecnologie a tutti, anche e soprattutto per quelle persone con difficoltà come i disabili, perché io che sono vicepresidente dell'intergruppo in Europa al Parlamento Europeo sulla disabilità, mi sono speso anche per questo. Cito anche l'esempio dell'accesso ai libri per i non vedenti, che vi sono però purtroppo norme di copyright che rendono molto costoso e quindi poco conveniente questo accesso. Ma non è che il problema, come diceva Nicolò, è che dietro ci sono quegli interessi e quelle lobby che finché si pensa e si pensa solo al ritorno economico, sarà anche difficile, diciamo, arrivare al completo accesso e l'eliminazione dei libri e soprattutto dell'accesso della tecnologia dei libri per non vedenti anche alle persone in questa difficoltà. Allora, io tornerei ancora sul territorio Ponzani e farei un salto in un mondo leggermente diverso, anche se sempre innovazione. Parliamo di economia verde, lo dico in italiano che mi piace di più, perché in Maremma stanno nascendo come funghi impianti di tutti i tipi, che in un primo tempo sembravano veramente la risposta verde, ora stanno diventando delle distese di specchi, dei giganteschi ventilatori. Cioè, cosa succede in Marina? Da una parte si punta, lo Stato ha deciso di finanziare i grandi impianti, parlo per esempio di fotovoltaico, facendo delle distese di specchi pazzesche, mentre invece mancano un pochino i finanziamenti al piccolo impianto domestico. Qui da noi il territorio è vasto, ma fino a che punto si può arrivare con questi impianti? Parlo dal fotovoltaico fino a tutti gli altri, quelli dell'economia verde. Ma io credo che comunque
abbiamo posti anche nel nostro territorio rispetto a un far west iniziale sul, soprattutto sul, sul fotovoltaico, sia le decisioni assunte tramite delibera della regione toscana che il piano territoriale di coordinamento della provincia di Grosseto siano riusciti a normare in termini accettabili questo fenomeno, considerando la cosa partendo da un principio, cioè che le attività di la produzione di energia verde o di economia verde non possono diventare non solo concorrenziali, ma con ciò che la terra deve produrre, e cioè la terra deve produrre in primo luogo cibo, l'agricoltura deve produrre soprattutto cibo, ma devono essere eventualmente a integrazione della produzione agricola e non appunto sostitutiva. Quindi se assumiamo questo principio, e per affermare tutte le cose che dicevo prima, cioè della maremma delle produzioni di qualità e quant'altro, questo è un principio fondamentale, dopodiché possiamo consentire la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso tutti quei processi e quelle tecnologie che in una terra come la nostra serve, quindi il fotovoltaico, biomasse, eolico e quant'altro. Fermo restando e essendo consapevole che anche agenda digitale è economia verde, energia pulita, perché se non produce energia comunque consente un grande risparmio in termini energetici. Ritorno a quello che dicevo prima, pensiamo ad un territorio come il nostro, che vede un capoluogo, la città di Grosseto, come centro servizi e tante comunità che quotidianamente si spostano dall'entroterra o dalla costa per raggiungere per qualsiasi questione o necessità, dal lavoro, dalla cura, dalla formazione e quant'altro. Organizzare una rete digitale provinciale approfittando delle opportunità che l'Europa e lo Stato nazionale mettono in campo significa affermare quella cultura ambientalista che è già fortemente presente nella nostra realtà. Se a qualche lavoratore si dà l'opportunità invece di fare tutti i giorni 50 km per raggiungere il posto di lavoro, si ottiene un grande risparmio in termini ambientali e di denaro. Se allo studente gli si è per spostarsi dall'Amiata, dalle colline metallifere o dalla zona dell'Albegna a Grosseto e può avere una formazione a distanza, si ottiene un risultato ambientale perché si produce meno inquinamento in termini di trasporti e sia dà una migliore qualità della vita a quello studente. Anche su questo però occorre consapevolezza, perché per esempio, tanto per fare un caso, la realtà che conosco meglio, Massa Marittima per quest'anno scolastico si era tentato di fare una prima esperienza di liceo classico con formazione a distanza, purtroppo nonostante ci fosse il parere favorevole di tutte e l'impegno di tutte le istituzioni coinvolte, purtroppo non ci sono state iscrizioni. Quindi questo, come dicevo prima, comporta anche un cambio di mentalità profonda dei cittadini e degli utenti in questa prospettiva, che sarà comunque inevitabile, e se noi una cosa che arriva riusciamo a governarla e non a subirla, molto probabilmente ne possiamo trarre i maggiori vantaggi per un'intera comunità. C'è poi tutto l'altro aspetto delle cosiddette smart city, che sia dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, quindi dell'opportunità da dare al cittadino, sia dal punto di vista dei temi ambientali, può rappresentare un beneficio per comunità come la nostra. Quindi io credo che le materie siano strettamente
strettamente connesse, perché si può fare green economy in tanti modi e con tante opportunità. In un territorio come il nostro, che per esempio fino a qualche anno fa ha visto nel sviluppo dell'edilizia uno dei punti di maggior interesse per la nostra economia, tutta la parte che riguarda la riqualificazione in termini sia energetici ma anche in termini tecnologici, con la domotica che oggi viene inserita nelle abitazioni, può trovare un'ulteriore fonte di sviluppo e di crescita e riportare quei livelli di occupazione e di sviluppo aziendale e di imprenditoriale che in questo territorio si sono conosciuti e hanno rappresentato un punto di eccellenza, ma che la crisi in questi mesi ha messo a dura prova. Quindi insomma, la frontiera dell'innovazione in questo territorio che ha caratteristiche particolari, magari come veniva detto prima, avendo un aspetto rurale, forse come dire, potrebbe in qualche modo non avere quegli incentivi giusti ad essere approfondite, può invece, a mio avviso, rappresentare una grandissima opportunità su tutti i settori. Lo ripeto, l'Europa ci sta investendo, impegna gli Stati membri rispetto a questi obiettivi a dare priorità di investimento. Occorre che il territorio sia pronto a recepire ciò che ci viene dato come stimolo a farlo diventare un'opportunità. Beh, intanto saluto Lamioni che è arrivato ora e lo coinvolgo dopo per farmi dire che cos'è la Camera di Commercio sta facendo per l'innovazione e per il brand, per il nostro brand. Mentre invece c'era Ceccarelli che mi ha detto voleva anche lui dire qualcosa su questo argomento dell'economia verde. Prego. No, quello che ha detto il mio omonimo onorevole mi ha stimolato, perché credo che sia importante inquadrare bene cosa intendiamo per economia verde, la formula italiana. Ci hanno fatto credere di fatto che per economia verde si intendessero, appunto, come diceva Guido prima, grosse distese di specchi, enormi parchi eolici, che quindi di fatto fosse possibile fare green economy solo con grandi impianti, e anche la legislazione andava un po' in questa direzione. Bene, credo che ora che è passata un po' la sbornia iniziale possiamo ragionare di quella che è l'economia verde, quella seria, quella che può integrarsi con questa roba qui, questa che è nei pannelli, che è la nostra Maremma, che è una terra che va difesa e salvaguardata. E quindi quando per esempio si parla di consumo di territorio, se è vero un concetto che è vero ovunque, qui lo sentiamo proprio sulla nostra pelle, perché consumare questo territorio non è come consumare un territorio qualunque. Ci teniamo e siamo pronti veramente a difenderlo. Ecco perché si deve fare un ragionamento per esempio sulla microgenerazione, impianti di piccole dimensioni che magari rendano le nostre aziende agricole autosufficienti, ma anche un lavoro che per esempio a livello anche di amministrazioni locali può essere fatto, che è quello di un censimento di tutti gli edifici pubblici che possono a loro volta diventare luoghi in cui si fa e si genera energia. Un po' lo stiamo già facendo, abbiamo già identificato degli edifici, per esempio alcune scuole su cui possiamo rendere quell'edificio autosufficiente, e questo naturalmente fa bene anche alle casse delle nostre istituzioni scolastiche che hanno qualche problemino, ma servono anche appunto a comunicare in maniera visiva che si può fare questo genere di ragionamento, che si può fare una rete di microimpianti che ottiene alla fine un risultato importante in termini di produzione di energia, ma in maniera decisamente meno impattante. Quindi se andiamo a recuperare tutto quello che sono i tetti, i parcheggi, gli edifici pubblici, sono tutti esempi virtuosi che l'amministrazione può mettere in campo perché questa diventi una buona pratica. Una buona pratica poi da riprodurre sul territorio aperto, quindi in campagna. Ripeto, un microimpianto rende l'azienda agricola autosufficiente e consente anche di rimettere in circolo quelli che sono gli scatti dell'azienda, che è un'altra cosa virtuosa, cioè andiamo a chiudere il ciclo. L'azienda produce uno scarto e lo utilizza per produrre l'energia che consuma. Naturalmente questo la rende maggiormente competitiva in termini di costi e la rende anche meglio integrata col nostro paesaggio. Quindi non c'è bisogno di sventrare un paesaggio per fare green economy, anzi, green economy è quella che va d'accordo, che stringe la mano, che va a braccetto col nostro paesaggio. La tecnologia ci aiuta,
ma la tecnologia non può essere fine a se stessa. Mi ricollego un secondo al discorso della scuola digitale. Noi abbiamo i nostri ragazzi che vanno a scuola con degli zaini, manco dovessero fare una marcia militare, poi arrivano a casa, prendono lo zaino, tanto lo buttano da una parte e usano altre cose. Allora, questa cosa ce la dobbiamo mettere in testa. Allora, è stato fatto anche qui una grande sbornia come quella della Green Economy, cioè tutte le scuole invase da dispositivi tecnologici di qualche tipo, quando è venuto il wifi, quando è la lavagna multimediale, quando ci sono le distribuzioni a viaggio di tablet. Se non c'è un lavoro dietro, quindi una strategia chiara, politica e amministrativa, che rende questi oggetti oggetti che hanno una vita, perché c'è un progetto dietro, c'è una didattica associata e così via, stiamo facendo semplicemente veramente una grande sbornia collettiva. Quindi, quando si usa la tecnologia per migliorare la nostra vita, bisogna essere chiari, bisogna soprattutto avere in testa in maniera evidente che se non c'è una progettualità, la tecnologia non serve a niente. La tecnologia ci aiuta solo ed esclusivamente quando c'è qualcuno dietro che ha capito come si usa. Questo vale in tutti i settori, vale anche nella nostra economia. Prima di coinvolgere il Presidente, che lo facciamo chiudere, vorrei fare una domanda ai due parlamentari europei. Volevo sapere, questo flusso di soldi che gli Stati danno all'Europa e che l'Europa poi dovrebbe, in molti casi, far tornare negli Stati, c'è qualche possibilità di riuscire a finanziare qualche progetto concreto dell'innovazione? Credo che ci sia dei capitoli importanti da questo punto di vista. Vorrei sapere da tutte e due cosa ne pensate. Perché ci sono risorse europee disponibili per la digitalizzazione? Per questo stiamo parlando di cifre potenzialmente molto importanti. Tu hai detto ci sono tanti soldi che gli Stati membri danno all'Europa e poi magari ci ritorna poco. L'Europa ha messo a disposizione dell'Italia nel periodo 2007-2013 29 miliardi di euro di fondi indiretti, perché sono poi popolati attraverso la regione, per misure di crescita, compresa la digitalizzazione, che è uno degli aspetti importanti insieme all'innovazione, alle politiche di coesione sociale, alle politiche di ricerca e alle politiche di ambientali e ecosostenibilità. Di questi 29 miliardi, sono un po' meno di 29 miliardi, periodo 2007-2013, ne abbiamo utilizzati il 35% e siamo ormai all'ultimo anno di utilizzazione. Uno dei grandi scandali del nostro paese, sul quale non c'è abbastanza consapevolezza, se ne parla poco, non si è mai riuscito ad aprire un vero e proprio dibattito nazionale. Ci sono molte ragioni che stanno dietro questa incapacità di assorbimento delle risorse che sono messe a disposizione del nostro paese da parte dell'Europa, perché stiamo parlando di cifre molto, molto importanti. Se uno va in Inghilterra o in Irlanda può viaggiare su quelle che loro chiamano dei Channel Highways, le autostrade italiane, perché sono state fatte con fondi stornati dall'Italia che non li aveva utilizzati, e qui abbiamo anche fondi che sarebbero disponibili per la digitalizzazione. Ora non so chi di voi ha seguito la vicenda romana, in questo caso italiana, dell'approvazione dell'agenda digitale nazionale del nostro paese, un provvedimento che è arrivato con varie incertezze, esitazione, è andato tardi, in qualche modo alla fine è arrivato, ma se pensate che in Estonia il Parlamento non ha un pezzo di carta, è tutto digitale, e il cittadino ha la firma elettronica con la quale fa tutto, una carta d'identità elettronica, una firma elettronica con la quale può fare tutto, ripeto, poi è un Parlamento senza carta proprio, non c'è un pezzo di carta, è tutto attraverso digitalizzazione. Capiamo il ritardo del nostro paese, che è un ritardo dovuto anche alla incapacità di utilizzare quel fiorfiore di miliardi di euro che sono stati dati dall'Europa, purtroppo alla fine di quest'anno in gran parte torneranno altrove. Ci sarebbe moltissimo da dire su questo, dovrebbe aprire un altro dibattito perché non riusciamo a utilizzare. Io me ne sono occupato parecchio, se andate sul mio sito che è nicolaregaldi.it potete trovare molte informazioni, ragionamenti, strumenti per rimediare almeno in parte a questo che è uno dei problemi di fondo, di cui poi si parla poco e si sa poco, che è il non utilizzo dei fondi europei, anche per la digitalizzazione da parte dell'Italia. Sì,
Sì, tra l'altro solo una piccola cosa, ho visto qualche dato, in questo caso sud, nord e centro più o meno siamo sullo stesso livello, cioè il poco utilizzo succede al nord come al sud come al centro, non c'è qualche regione che funziona meglio da questo punto di vista. Solo per... Trentino è al 90%, però è un'eccezione. I dati del sud in effetti sono peggiori rispetto ai dati del centro-nord, ma c'è un problema strutturale anche nel nord, non nel centro-nord, assolutamente. Nessuno si sa, a parte il Trentino. Beh, allora noi come Italia diamo, tra la differenza tra quanto diamo all'Europa e quello che riceviamo è di circa 5 miliardi, quindi noi contribuiamo molto di più rispetto agli altri paesi europei rispetto di soldi, quindi siamo diciamo un contribuente attivo a questa Europa. Il problema, come diceva Niccolò, è la capacità di recepire questi fondi. Cioè noi siamo al penultimo posto in questo come utilizzo dei fondi europei, solo la Romania ha fatto peggio. Ed è lì che dobbiamo lavorare, ed è lì che il governo deve lavorare, ed è lì che bisogna cominciare a imparare a come fare quei progetti per attingere a questi fondi europei. E lì ho sempre fatto delle proposte, anche nei vari convegni che sono stato invitato nella regione toscana, perché principalmente i contributi, i fondi li prendiamo tramite la regione. Io, tra l'altro, visto che si parla anche di informatizzazione e innovazione, bisognerebbe portare alla luce e far conoscere quei progetti che sono andati a buon fine. Faccio l'esempio dei rifiuti, Camandoli ha preso tanti fondi europei. Allora io mi chiedo, ho sempre chiesto, perché la regione toscana non mette nel sito e fa conoscere questi progetti, questi buoni progetti alle altre amministrazioni comunali? Ho citato Capandoli perché diciamo, sui rifiuti è un settore che effettivamente credo che la regione toscana avrà anche dei problemi in futuro. Ecco, pubblicizzare quei progetti che sono andati a buon fine, proprio per insegnare all'altra amministrazione come far arrivare i soldi. Io tengo anche a precisare anche come viene anche considerata l'Italia in Europa, perché questa settimana abbiamo fatto un dibattito anche sulle frodi dei fondi europei, cioè dal 2002 al 2012 ci sono stati in Italia 4.500 frodi per un totale di 1 miliardo di euro, cioè fondi che sono andati a chi invece non aspettava. E questo è un grande problema, un problema serio. Le tre regioni, Campania, Puglia e Calabria, sono le tre regioni dove ci sono state più frodi. Ma quello dove mi sono arrabbiato molto è come può essere possibile di aver dato 30.000 euro all'azienda agricola del fratello di Totò Riina in fondi europei. È questo che deve riflettere, e nell'intervento che io ho fatto in aula... Non l'ha stupito perché non erano fondi facili. È vero. Che dall'Europa non c'è stato un controllo, anche a livello locale, della destinazione di questi fondi. Quindi quello che proponiamo, quello che dobbiamo lavorare è l'informatizzazione e quindi far conoscere i progetti che sono andati a buon fine e un controllo dove vanno questi soldi. Poi i soldi ci sono, come ha detto Rinaldo, ci sono 29 miliardi di euro possibili da utilizzare. È normale che gli altri paesi, soprattutto quelli del nord, sono molto più capaci e noi li dobbiamo migliorare, anche perché sono diciamo un volano per combattere questa crisi economica, visto il pesante debito pubblico che ha il nostro paese e quindi le pochissime risorse che il nostro paese può portare, può produrre e può mettere a disposizione dei nostri cittadini. Grazie, allora chiudiamo con il Presidente della Camera di Commercio, torniamo sul territorio. Dicevo prima che la Maremma, che è il nostro brand, un tempo su Google usciva fuori sempre canzoni.
ora per il lavoro che sta facendo la provincia, state facendo voi, finalmente le cose stanno un po' cambiando, però ancora c'è tanto da fare. Cosa sta facendo la Camera di Commercio per il brand e per l'innovazione? Allora, intanto mi scuso per il ritardo, ma ero a una riunione con le imprese dell'Albinia colpite dall'alluvione, altro dramma, altra situazione nella quale vedo vie d'uscita molto strette e mi dà profonda preoccupazione. Ma relativamente al tema che ho sentito ora, alcuni interventi interessanti, mi verrebbe l'approvazione di dire l'economia verde in Maremma, ma credo in tutto il territorio, l'economia è al verde, molto, molto oggettivamente, perché stiamo vivendo una situazione senza precedenti. E aggiungo, rifacendomi all'intervento appena sentito sull'utilizzo dei fondi strutturali, poco sopra il 30%, peraltro fino a qualche anno fa erano sotto il 20%, con dei limiti ancora più vergognosi, mi verrebbe da dire che la vera innovazione verde, di qualunque colore volete, la vera innovazione di questo paese sarebbe che questo diventasse un paese normale. Questa sarebbe la vera innovazione, e questo è un paese strano, è un paese che non è normale, è un paese nel quale io non mi stupisco più di tanto rispetto a quello che mi avete detto sul fatto che solo il 30-35% dei fondi strutturali a noi destinati vengono utilizzati, perché questo è un sistema in cui quando la politica ha messo mano per semplificare o per venire incontro alle esigenze delle imprese ha fatto solo danni. Tanto che mi verrebbe da fare la provocazione a precisa domanda: cosa si aspetta il tessuto imprenditoriale, l'impresa, la politica, e risponderei niente. Perché ogni qualvolta la macchina amministrativa, lo Stato, la politica ha messo mano a processi di semplificazione, ha complicato la vita. Questo è un dato di fatto. Allora poi non ci deve stupire se utilizziamo solo il 30%, non è che noi utilizziamo solo il 30% perché non abbiamo un tessuto imprenditoriale interessato, capace a utilizzare, a svolgere interventi progettuali o investire di tasca, perché lo sappiamo, i fondi strutturali sono tutti a cofinanziamento, quindi c'è l'intervento del soggetto privato. Questo è un paese... No. Io dico in maniera molto franca che c'è da stupirsi se si è raggiunto il 30%, perché in un sistema amministrativo, legislativo, in un sistema di rendicontazione come quello che vige nel territorio italiano, è normale, purtroppo, che ci sia un così marcato sottoutilizzo dei fondi strutturali. Perché è così? Perché per un'impresa è un'impresa veramente di danno utilizzare le risorse e i fondi strutturali che utilizzano gli altri paesi europei. Noi siamo stati benefattori prima del Portogallo, poi della Spagna, ma perché comunque sono altri paesi che hanno sistemi di controllo, di rendicontazione amministrativo, di accesso ai processi, alle procedure strutturali del fondo europeo diversi rispetto ai nostri. Venendo alla Maremma, la Maremma secondo me ha un modello di sviluppo innovativo ed ha un modello di sviluppo che di fatto è legato all'economia verde, perché è un territorio dove vige il concetto di qualità. Noi siamo abituati troppo erroneamente a pensare e a fare l'abbinamento innovazione tecnologia, non è così. Innovazione è coniugare la risposta di natura imprenditoriale economica con il preservare l'ambiente di riferimento e valorizzare la qualità della vita. E io dico che esistono pochi territori nel nostro paese che hanno una così forte simbiosi come la qualità della vita e le potenzialità di sviluppo del territorio così come la Maremma. Noi siamo un territorio con la più bassa antropizzazione, perché abbiamo appena 220.000 abitanti su 4.500 km², quindi uno spazio incredibile. Abbiamo un rapporto verde-cemento che pochissimi altri territori hanno. Abbiamo un livello di inquinamento oggettivamente migliore di tanti altri territori, non fosse altro perché siamo il territorio probabilmente meno infrastrutturato che c'è in Italia, ma probabilmente anche in Europa. È l'unico territorio che non ha un metro d'autostrada da Trapani a Lisbona, per capire. E allora questo deve diventare il nostro punto di forza, la qualità dei prodotti, la qualità organolettica dei prodotti. Io dico sempre, o ci hanno raccontato per decenni delle fandonie, quando ci dicevano che lo smog, la diossina, l'inquinamento incideva sulla qualità organolettica dei prodotti,
Oppure, se quelle erano verità, e chiaramente erano verità, tutto ciò che nasce in Maremma è prodotto di qualità, perché nasce in un territorio baciato dal Padre Eterno da un punto di vista e climatico e di qualità ambientale, quindi è tutta qualità. Noi dobbiamo acquisirne la consapevolezza, dobbiamo avere la consapevolezza che tutto ciò che produciamo noi è prodotto che deve affermarsi fuori dal territorio. In primis dobbiamo acquisire la consapevolezza interna, perché guardate, siamo tutti impegnati a uno sforzo importante di promuovere il territorio e i suoi prodotti all'estero, di internazionalizzare le nostre aziende, ma in primis dobbiamo fare un'operazione culturale al nostro interno, di convincerci che siamo destinatari di prodotti agroalimentari, ad esempio, di qualità straordinaria. Quindi dobbiamo incidere sull'autoconsumo, bisogna incidere sulle le nostre consapevolezze, cosa che fino ad oggi, secondo me, non abbiamo sviluppato appieno. Ci siamo sempre considerati un'area marginale, c'è anche chi ci ha considerato volutamente un'area marginale, ma noi su questo ci siamo con un minimo di compiacenza adagiati. Questo è un territorio che ha una potenzialità di sviluppo straordinaria, che sta vivendo una fase di difficoltà oggettiva altrettanto straordinaria, purtroppo, della quale non credo vi siano precedenti, ma noi ne usciamo solo in quel modo, affermando un brand, affermando un territorio nella sua vocazione turistica, nella sua vocazione rurale, nella sua vocazione agroalimentare, incentivando la filiera corta, incentivando l'esportazione dei nostri prodotti. Si dice chi c'è il pane c'è denti, noi abbiamo tutte le filiere, in alcuni casi rappresentiamo il 60% della produzione agroalimentare di tutta la regione toscana e poi abbiamo un export del 5%, quindi sono dei numeri che un terzo del numero italiano è intorno al 15%, non può andare bene in questa maniera, però intanto dobbiamo avere la chiarezza se questo è un modello di sviluppo giusto. Io sono convinto che questo sia un modello di sviluppo giusto, promuovere il territorio nella sua interezza, legare la crescita turistica alla crescita agroalimentare. Fino ad oggi sono stati sostenuti agroalimentari da una parte e turismo dall'altra, al compartimento stagno, non funziona così. Il turismo è un grande attrattore di consumatori nel settore agroalimentare, l'agroalimentare è una delle forme di incentivazione al turismo di maggiore successo e di maggior futuro, questo dobbiamo averne assoluta consapevolezza. Dobbiamo affermare il brand, questo territorio si parla di Maremma, ma i primi a non considerarsi maremmani siamo proprio noi. Questo è il territorio in cui Grossetano si sente Grossetano, Lamiatino si sente Lamiatino. Affermiamo un'identità che è storica, culturale, che è il nostro futuro, perché altri non l'abbiamo. Allora, io credo che questo sia un modello di sviluppo che è un modello di sviluppo da guardare con grande interesse, perché salvaguarda l'ambiente, salvaguarda la storia, la cultura, guardate la globalizzazione. È una grandissima opportunità, ma molto spesso globalizzare significa anche disperdere il senso d'appartenenza, l'identità, la storia, la cultura. La Maremma è un territorio che ha davanti a sé un grande futuro e è proiettata nel futuro, noi non siamo una cartolina, ma lo fa con una grande attenzione, con un grande legame alle sue radici, alle sue tradizioni, alla sua cultura, che sempre di più in un mondo globalizzato avranno valore. Io ho portato 2 anni fa alla Triennale di Milano, alla mostra organizzata da un gruppo editoriale importante, una mostra sul lusso, dove venivano esposti tutte le grandi firme del Made in Italy alla Triennale di Milano, ora sta girando il mondo, è una mostra biennale itinerante, non mi ricordo se a Tokyo, non so dove è, e c'erano tutte le grandi firme del Made in Italy, c'era solo un territorio, era la Maremma. Noi eravamo presenti, abbiamo pagato, chiaramente, è stato un investimento, ma la Maremma era presente con la firma del Made in Italy a questa mostra e sta girando il mondo. E a chi mi domandava il senso di far stare un territorio in una mostra sul lusso e sul Made in Italy, in quel modo io ho risposto che oggi il vero lusso è la qualità della vita. E non esiste territorio che ha l'opportunità di qualità della vita così straordinaria nei momenti che stiamo vivendo come la Maremma. I primi ad esserne consapevoli dobbiamo essere noi. Aggiungo, se un minimo la politica ci fa lavorare, perché insomma, ripeto, questo è un paese, non mi riferisco veramente alla Maremma, ma in assoluto un paese strano in cui il vero miracolo, e concludo, per quanto mi riguarda, è che questo paese povero, perché il nostro paese è oggettivamente povero, un paese con un sistema infrastrutturale da terzo mondo, un paese con una certezza del diritto inesistente,
un paese con una storia così recente, un paese devastato 60 anni fa dalla guerra mondiale, il vero miracolo è che questo sia stato e continua ad essere comunque uno dei 7-8 paesi più ricchi del mondo. E credo che questo sia frutto di un tessuto produttivo straordinario, straordinario, che è la vera ricchezza di questo paese. Credo che anche in Maremma ci sia un tessuto produttivo straordinario, perché è un tessuto produttivo nato nella fatica, nato nel sudore, dove nessuno ha mai avuto ricevuto prebende, clientele o favori di alcun genere, anzi, un tessuto produttivo di 36.000 imprese, prima provincia in Italia, rapporto tra residenti e numero di imprese, questo è il nostro futuro. Dobbiamo avere questo tipo di consapevolezza, non si torna indietro, perché in questo territorio troppe volte si è detto tutto il contrario di tutto. Allora si è detto che ci voleva la grande impresa che doveva arrivare qui, poi c'era chi diceva no, bisogna fare il turismo di massa come Rimini, poi dopo si doveva diventare la riserva indiana dove qui ci potevano stare solo quattro rincoglioniti che a Capalbio pontificavano su tutto, poi dopo doveva diventare... Noi siamo depositari di uno dei territori più belli del mondo, depositari di un potenziale agroalimentare straordinario, di 11.000 imprese agricole che rappresentano da sole oltre il 30% delle imprese agricole di tutta la regione toscana. Affermiamo con forza, con determinazione, il marchio Maremma e i suoi prodotti, e io credo che possiamo uscire da una crisi che però oggettivamente, vi dico, è veramente drammatica. Luca, io chiuderei, Luca Ceccaretta, chiuderei con te, nella doppia veste di ospite ma anche di organizzatore di questo bel corso che avete fatto con i ragazzi. Credo che anche da queste, tra virgolette, piccole cose nasca il futuro di questa zona. Quindi la vinciamo questa sfida? Ma dobbiamo vincere, ci mancherebbe. Se si parte pessimisti si è già perso. Invece bisogna partire con grande ottimismo, anche e soprattutto quando le condizioni sembrano le più disperate. È proprio il momento in cui bisogna fare ricorso a quelle capacità che ha l'innovatore. L'innovatore è colui che veramente butta il cuore oltre l'ostacolo, fa anche delle scelte coraggiose, ma non le fa perché gli piace il rischio, le fa perché ha un'intima convinzione che quella sia la strada che va seguita. Credo che qui stia un po' lo spirito dell'innovazione. E siccome questa è la molla che ci porta a ragionare non per l'oggi, ma soprattutto per il domani, perché c'è troppa miopia e dobbiamo superare innanzitutto la nostra miopia, se riusciamo a fare questo sforzo di fantasia, di creatività, di coraggio, anche di un po' un pizzico di follia, che è la follia sana di chi dice ci provo, se riusciamo a mettere tutte queste cose nel nostro personale portafoglio e ce lo mettiamo in tasca e cominciamo un cammino, credo che ce la possiamo fare. Ripeto, ce la possiamo fare è un mantra che dobbiamo ripeterci soprattutto quando le condizioni sembra veramente che non ci siano. E mi associo a quello che diceva il Presidente prima, quando diceva stiamo vivendo una crisi che non ha precedenti. È vero, non ha precedenti nel dopoguerra e probabilmente se si ragiona d'Italia non ha precedenti e basta. Perché anche la crisi mondiale dei primi di questo secolo ci ha toccato, ma ci ha toccato marginalmente, c'erano delle condizioni strutturali particolari. Ora siamo veramente in una crisi che richiede grandi energie e soprattutto visione e coraggio. Queste sono, credo, le armi di cui abbiamo bisogno, a partire dal locale per arrivare al nazionale, e che credo ci salveranno dalla crisi. Bene, allora andiamo a chiudere. Io ringrazio gli intervenuti, l'onorevole Rinaldo, l'onorevole Morganti, Luca Sani, Luca Ceccarelli, Gianni Damioni. Ringrazio voi che siete stati 2 ore ad ascoltarci e ci vediamo alla prossima occasione.